Ragazzi, bentornati, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Sapete benissimo, se mi seguite, che abbiamo completato al 100% il mondo Teen Titans Go su LEGO Dimension. Naturalmente ci troviamo su LEGO Dimension, ma naturalmente, poiché avevo intenzione di farvi vedere per bene tutti i vari veicoli, ma soprattutto i veicoli come si trasformano nelle altre versioni, vi provoco questo video. Naturalmente, come al solito, vi invito, come sempre, a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. I veicoli sono praticamente tre e si trasformano ognuno di loro in altri due veicoli, ma questo lo sapete meglio di me, lo sapete benissimo. Sono tre perché i pacchetti sono due e sono naturalmente il libro di incantesimi di Azarath, l'auto TT e il robot Titan. Quindi a questo punto iniziamo, direi, di iniziare con l'auto TT e vediamo se la possiamo potenziare. Dovremmo farcela perché c'ho più di 7 milioni di coins, quindi ce la dovremmo praticamente fare. Perfetto, quindi mi sa che iniziano proprio con l'auto TT, anche perché mi sa che dopo dobbiamo cambiare anche il personaggio. Allora, già qua abbiamo alcune abilità, non ne ho potenziato neanche uno proprio per farlo insieme a lui. Direi potenzialità, armi, extra e poi anche i colori. Vabbè, magari sui colori poi possiamo discutere un pochettino. Quindi ci sblocchiamo il primo e possiamo naturalmente sbloccare anche il secondo. In pratica li ho sbloccati tutti e tre e abbiamo abilità turbo modello, abbiamo l'incremento della velocità turbo e anche l'aumento velocità di movimento. Questo non è male, naturalmente poi dopo vi faccio vedere anche come funziona. Vedete già benissimo che ancora non si è sbloccato l'altra versante perché non abbiamo sbloccati tutti, quindi ce ne andiamo a sbloccare anche quest'altro. E già avete visto che cosa è, perché naturalmente già fa una specie di presentazione. Vabbè, ti consente di sparare bulloni colorati, premi quadrato per sparare. Ok, questo naturalmente lo va semplicemente poi a potenziare. Va bene, ok, armi. Ok, le mine sono piazzate. Ok, questa pure ci piace, va bene. Quindi questo in pratica che fa? Le mine sono piazzate, quindi piazza le mine. Va bene, ok. Ah, naturalmente qua possiamo acquistare le mine. Tipo ne possiamo acquistare di più, vabbè, non fa niente. Mentre invece questa è bellissima, guarda qua, il modello è avvolto da un campo elettrico. Oh, per sparare. Già questo mi piace di più, vabbè. Andiamo avanti con l'extra. Questa naturalmente pensa che seleziona i colori dei bulloni, vabbè, da sparare. Questa forse non è che sia una grande cosa, vabbè. Più gusto personale, secondo me. I personaggi nemici ora rilasciano cuori. Ma, vabbè, giustamente è buono perché magari se stiamo schiattando è buono. Vabbè, lo scudo si attiverà per 5 secondi quando al modello resta un cuore. Va bene, ok, non fa niente. Andiamo avanti, sblocchiamo anche questo. Questo va bene per il colore, eh. Se vi piace per il colore può essere una buona cosa. E poi sblocchiamo anche questi qua. Ti consente di scegliere il colore dello specchio. Va bene, ok, questo ci piace. Va bene così. Abbiamo naturalmente tre gettoni d'oro che possiamo naturalmente costruire. Vabbè, questa è la fase di costruzione, chi se ne frega, non fa niente. Perfetto, quindi a questo punto possiamo sbloccare. Abbiamo questa e ve l'ho lasciata fatta vedere. Adesso possiamo sbloccare quindi l'elevatore. Quindi si trasforma in elevatore. Lo possiamo sbloccare così. Questi costano di più e che ve lo dico a fare. E poi abbiamo aumento dell'abilità del turbo doppia arma. Le armi sparano contemporaneamente, ok. E aumento del turbo 2, incremento velocità turbo, va bene. Mentre invece questo aumento della velocità del momento 2 e l'incremento momento modello. Vabbè, è sempre ciò che riguarda la velocità, questo l'abbiamo capito, va bene. Aumento velocità di fuoco, va bene, ok. Questo naturalmente non fa niente di più. Vita extra, moltiplicatori, cuori all'interno di uno di vecchio. Va bene, ok. Va bene anche così. Naturalmente possiamo già sbloccare anche questo. Che cosa ve lo dico a fare? Va bene così. Poi abbiamo l'arma rotante. Semplicemente alza e bassa, non è niente di particolare. Mentre invece abilità esplosione, il modello esplode in seguito. Questa è una figata pazzesca, per esempio. Questa mi piace. Poi abbiamo selezione su uno clacson. Questa, vabbè, queste sono, diciamo che sono pisucce che se uno vuole fare le fa, se non le vuole fare non le fa. Abilità gettoni personaggi, anche questo va bene per la stessa cosa. Mentre invece aggiornamento scudo 2, lo scudo si attiverà per 10 secondi quando al modello restano due cuori. Questo può essere molto utile, è anche bello anche esteticamente. Mentre invece per ciò che riguarda sempre i colori li sblocchiamo un po' tutti, ma gusti personali. Andiamo avanti, abbiamo aereo TT.
lo possiamo solamente anche tranquillamente sbloccare così e andiamo anche avanti. E che cosa abbiamo? Allora, qua andiamo un po' più sul pesante perché costa 50.000, perché fatalmente fa gli avvitamenti. Ok, aumento del turbo 3, questo è per farvi capire quanta roba c'è, e poi c'è aumento velocità di movimento 3, niente male. Poi abbiamo aumento velocità di fuoco 3. È sempre, vabbè, tutto in potenziamento. Aumento di salute 3, va bene, qua non fa niente di particolare. Mentre invece questo si esplode. Un po' esplode come l'elevatore. Vabbè, non fa niente. Poi abbiamo l'arma sciame. Ok. Qua, vabbè, questa non ce ne frega una mazza. Abilità attacco altoparlante. Vabbè, questo non è che mi piace poi tanto. Anche perché c'è un aereo che spara il fuoco così. Non è che mi piace tanto. Comunque, abilità calamita per gettoni. Modello attira i gettoni. Poi abbiamo rigenera abilità armatura. I cuori si modellano e si rigenerano. Porca miseria, abbiamo speso quasi 1 milione. Aggiornamento scudo 3. Lo scudo si attiverà per 15 secondi quando al modello restano 3 cuori. Ok. Poi abbiamo pelle 3. Vabbè, dai, questi sono sempre per ciò che riguarda le colorazioni. Va bene. Tenete presente che seleziona armatura cromatica che consente di scegliere colori cromati. 1 milione, ragazzi, abbiamo speso qua, eh. Non è niente male, perché in pratica abbiamo sprecato veramente tanto. A questo punto direi di salvare la T-Car. Ok. 5, forza! Sì, domani. Mentre invece qua possiamo anche cambiare i colori. Lo possiamo fare anche in diversi modi. Dammi il 5, forza! Forse così è più bello, sì. Ok. Abilità calamita. Guarda qua. Direi più così. Secondo me così è una figata pazzesca. Vabbè, quindi ce lo andiamo a salvare per precauzione, visto che abbiamo speso un capitale. E andiamo avanti. L'ho resa così. Poi naturalmente poi la possiamo anche analizzare meglio in fase di combattimento. A questo punto ci conviene passare appresso. Guarda qua. Ok, perché in pratica possiamo scegliere da qua. Ok. La trasforma da qua, il colore mi resta sempre. Ok. Mentre invece possiamo poi cambiare da qua. Va bene. Poi non vi preoccupate, ve le faccio vedere meglio forse in un altro magari episodio, sennò qua poi dura tantissimo. Vabbè, a questo punto mi munisco di stella rubbia. Sposto da questa parte il carro, sennò facciamo un casino. E ci andiamo a questo punto a potenziare il nostro robot Titan. Perfetto, quindi abbiamo sempre la velocità turbo e ce le sblocchiamo tutte e tre, anche se qua fa il modello può saltare, quindi già è qualcosa di diverso e più figo. Ok, mentre invece ti consente di sparare bulloni sempre colorati. Ok, sempre per i bulloni colorati, prendi per sparare. Ok. Ah no, vabbè, dopo lo sappiamo, non preoccupate. Comunque, incremento cadenza di tiro delle armi, va bene. E poi abbiamo anche un modello migliorato per avere 5 cuori. Così naturalmente è meglio. Abilità mina. Le mine sono piazzate. Va bene, ok. Questo non ci interessa, quindi no. Diciamo che è molto simile, anche per ciò che riguarda il modello avvolto in campo elettrico. Però, naturalmente, è diverso come personaggio. Poi abbiamo gli extra per ciò che riguarda i colori. Vediamo un po' com'è. Però è bello così, eh. Ah, ma non cambia però tutto. Ok, aspetta. Perché guarda qua. Ok, così mi piace. E poi abbiamo anche abilità con i nemici. I personaggi nemici ora rilasciano cuori. Va bene, questo lo sappiamo. Aggiornamento anche questo. Come vedete, si è sbloccato anche l'altro personaggio da guardare dall'altra parte. Mentre invece per i colori va bene così. Abbiamo anche quest'altro che tra l'altro possiamo cambiare. Guarda qua, così è bello però. Wow, che figata. E poi abbiamo anche il selezionatore dei colori per ciò che riguarda lo scappamento. Lo scappamento è una figata pazzesca. Vabbè, passiamo appresso. Sblocchiamoci anche il razzo TT. Allora, quindi abbiamo il razzo, l'abbiamo sbloccato. Possiamo sempre potenziarlo così e ci abbandiamo la velocità di movimento. Incremento, mobilità, movimento. Va bene. Poi abbiamo l'incremento del turbo 2, che pure ci piace. Va bene. Poi abbiamo la velocità di movimento 2. Quindi è tutto incremento su ciò che riguarda la velocità. Porca paletta. Abbiamo velocità di movimento 2, guarda qua. Modello migliorato per avere 6 cuori. Ok. E poi le mine loro distruggono gli oggetti Lego argento. Ok. Poi abbiamo arma rotante. Gli oggetti rotanti vengono sparati per distruggere le minacce rotanti. Va bene. Questa mi sembra una figata.
Mi piace quando spara più che altro. E poi naturalmente l'esplosione quando si avvicina a qualche altra cosa. Ok. Poi andiamo sempre avanti da quest'altra parte. Qua invece questa. Bello. Forse è meglio questo. È più che half. E poi abbiamo i nemici che lasciano un sacco di gettoni quando vengono sconfitti. Va bene, ok. Questa poi è una figata pazzesca. Dove possiamo sbloccare questo? Va bene, ok. Mentre invece per le colorazioni lo farei. Col faro! Guarda qua, che figata! Io lo farei così. Sì, lo so, l'hai detto 7 volte, Stella, eh. Ok. Non credo che utilizzerò il clacson, perché mi dà fastidio. Abilità a doppia arma, le armi sparano contemporaneamente. Ok, il colore non mi piace. Armo, aumento del turbo 3. Incremento della velocità turbo, va bene. Poi abbiamo aumento della velocità 3, incremento movimento modello. Fantastico. Poi abbiamo incremento cadenza di tiro delle armi. Ok. La salute che aumenta, perfetto. E la vita extra, moltiplicatori dei curi. Poi abbiamo arma sciame, gli oggetti sciamano sciamano intorno al modello, porca miseria. Ok. Ah, li possiamo attivare e disattivare, va bene, ok. KO, questo non ci interessa perché non ce l'abbiamo già. Ok, abilità attacco altoparlante. Questo non mi piace, per esempio. Abilità calamità per gettoni, poi abbiamo rigenera abilità armatura, va bene. Poi abbiamo aggiornamento scudo, e lo scudo si attiverà per 15 secondi, va bene, ok. Tutto un po' abbastanza uguale. Mentre invece pare che la colorazione. Oh, questo è bello scuro. E ti dirò di più, mi piace proprio scuro. E lo facciamo anche col giallo, così. Seleziona armatura cromata. Ti consente di scegliere colori cromati. Ragazzi, sempre 1 milione. Porca la miseria. Ok, guarda qua. Ci vuole un cambiamento radicale. Così è una figata pazzesca. Perfetto, quindi a questo punto andiamoci a salvare. Perché abbiamo veramente speso tanto. Perfetto. Robo da riporto. Possiamo andare quindi avanti. È l'unico che ancora non abbiamo praticamente sbloccato. Guardate qua. Beh, direi che è molto più veloce di prima, eh. Perché la paletta ancora non abbiamo sbloccato. Lo sposto di qua perché sennò. Ok, abbiamo messo il libro degli incantesimi. E andiamo a vedere se ce la facciamo con gli aggiornamenti. Ok, va bene così. Dopo lo salviamo anche. Avvia costruzione, l'abbiamo già costruito, non c'è bisogno. Andiamo avanti. Perfetto, ok. Ah, lo devo anche salvare, aspetta. Vai. Lo salviamo anche, così magari è contento. Va bene. Ok, dacci dentro gli aggiornamenti. Partiamo con la velocità, ok. Ci potenziamo anche il modello per ok, il modello può saltare più in alto. Ok, fantastico. Poi abbiamo, ti consente di sparare bulloni colorabili. Ok, questo è abbastanza semplice. Poi incremento di cadenza di tiro delle armi. Aumento di salute, va bene, ok. Aumentiamo quindi anche le mine. Questo è bello perché lancia la lancia così. No, questa è quella colorata. Abbiamo sprecato 5 soldi. Il modello è avvolto da un chiampo. Io lo attiverei. Poi magari vediamo se dopo metterlo o meno. Se già prima mi piaceva, credo che ora mi piacerà ancora di più. Mi piace il fascio di luce. No, non me lo fa cambiare. Vabbè. Abilità con i nemici, va bene. Aggiornamento scudo, vai. E poi abbiamo per i colori. Oh, guarda qua. Vabbè, io penso che alla fine opterò sempre per quello cromatico. Ok, anche da qua mi piace. Va bene, poi abbiamo selezionatore colori scia. Ah, oh, questo è bello quello della scia. Ma è decisamente fantastico. Mi sa che lo mettiamo giallo. Perfetto, passiamo quindi alla prossima trasformazione. Ali di Corvina. Porca la paletta. Andiamo da quest'altra parte. E ci andiamo a vedere. Ah, già l'ho messo di là, va bene, non ci sono problemi. Perfetto. Ali di Corvina è bello, eh. Aumento la scia di movimento. Infatti avete visto prima, è velocissima. E poi abbiamo velocità di movimento 2, incremento movimento modello. Perfetto, andiamo avanti, aumento velocità di fuoco. Ok, anche per lo scontro è sempre lo stesso. No, lancia sempre le bombe. Oh, mine, vabbè. Poi abbiamo arma rotante, gli oggetti rotanti vengono sparati per distruggere. Ok, oh, porca miseria. E poi abbiamo abilità di esplosione, vabbè, questo si era capito. Va bene, ok. Un cazzo. Porca miseria.
Non credo che lo utilizzerò, perché il clacson è qualcosa che va messa secondo me così, giusto per provare, ma poi non va più messo. Poi abbiamo pelle 2, guarda qua. Se già prima mi piaceva, Bella. credo che ora mi piacerà ancora di più. Infatti piace anche a me, ti dico la verità, Va bene così sul chiaro e poi la sensazione di luci sottostanti. Che bello, che figata. Per avere doppia luce sotto. Porca paletta. Andiamoci a sbloccare anche l'ultimo, mano gigante. La mano gigante è una figata pazzesca, L'avevo già vista. Ok, passiamo al successivo. Perfetto. E andiamoci a sbloccare. Salto doppio. Porca paletta. Aumento del turbo 3. Guarda qua. E poi abbiamo aumento la velocità di movimento sempre. Questo deve essere una figata pazzesca tutto quando andiamo a Se movimento. già Abbiamo prima mi aumento la velocità piaceva, di fuoco credo che 3. ora mi Incrementa la piacerà potenza di tiro ancora di delle più. armi. Se lo dici tu va bene. Aumento di salute 3. Ok. E vita extra. Porca la paletta. Arma sciame. Questa sarà da vedere. È bellissima la... Anche Se già ora, prima mi porca miseria, ho piaceva, credo sbagliato. che ora mi Guarda piacerà ancora di qua! più. E questo è diverso perché non ci sono le note musicali. Forse ce la facciamo, Abilità calamita per gettoni. Rigenera abilità armatura. E poi abbiamo aggiornamento tempo lo scudo. Vabbè, è abbastanza uguale. Infine, poi abbiamo. Cambia le fattezze del modello. Oh, cavolo. Così è molto colorata. Forse senza trovare questo modello. Eccessivamente, però è bellino. E infine abbiamo selezionato l'armatura cromatica. Guarda qua, abbiamo speso praticamente 6 milioni e mezzo più o meno. Guarda qua, però è bello, La colorazione cromatica è una super figata. Ok, quindi non ci resta a questo punto che salvare. L'abbiamo già messo, l'ho già messo, lo devo alzare a mettere. Ok, così naturalmente ce le abbiamo tutte quante salvate. Perfetto, possiamo a questo punto anche uscire e ve le faccio vedere tutte e tre potenziate. Diciamo che già al primo impatto potete intuire quanto e quanto sia veloce. Se vi fa piacere vedere naturalmente nel mondo, sperimentate come agiscono, scrivetemelo sotto nei commenti e fatemi sapere se sono tutto la cosa. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye!